Un minuto con Padre Pio, nei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, queste due celle all'interno del percorso dei luoghi di Padre Pio, la 29 e la 30, luoghi del seminario serafico. Qui c'erano i piccoli fratini studenti che dormivano, erano due piccole camerate, ecco, chiamiamole così, dove i fratini erano qui a dormire. Oggi qui perché vogliamo raccontarvi la storia di Patrizia, che ci scrive da Bovisio Masciago. Lei racconta, nata da genitori bergamaschi, ci racconta che nella sua semplicità, ecco, scrive proprio così: vorrei solo portare la mia ricchezza, una grande ricchezza che mi è stata lasciata da mio papà. Sin da piccola mi raccontava che venendo a San Giovanni Rotondo, una mattina lavò le mani a Padre Pio nella sacrestia antica. Mentre la nonna a casa, inferma su di una sedia di legno, godeva di un profumo di rose. Papà perse suo padre, Francesco, il 13 luglio del 1943, giorno del suo 13° compleanno. Si trovavano nei campi della bassa Bergamasca quando a ciel sereno un fulmine colpì nonno. Papà era al suo fianco. La nonna rimase vedova con 9 figli, che mandarono un po' tra vari parenti e si ritrovarono però soltanto anni dopo. Papà si recava spesso da Padre Pio per devozione della nonna e per una grande fede. Lo chiamò quella mattina alla prima messa. Io, ultima di 4 figli, ammiravo papà per quel che aveva fatto in gioventù e vedevo questo frate come un grande personaggio, però un personaggio serio, burbero, ma in quei suoi occhi vedevo sempre una luce che mi ha sempre indicato la strada. Infatti, zio Davide, racconta, ancora vivente, venne a San Giovanni Rotondo in viaggio di nozze, più per volere della zia che per sua devozione o credenza, ma tra migliaia di persone, tra tante persone, quel giorno, una mattina, venne proprio chiamato zio da mio padre per essere confessato. Lo fece passare davanti a tutti. Fu Padre Pio a raccontare i suoi peccati durante la confessione. E oggi proprio lo zio mi dice: devi andare da Padre Pio e vedrai che cosa ti dice. Ma Patrizia racconta: ma zio, Padre Pio è morto, o meglio, non è più tra noi sulla terra. E zio scuote sempre la testa, come per dire: devi andare a San Giovanni Rotondo. Questa pandemia mi ha fermata proprio quando avevo deciso di venire, ma tornerò presto. Thank you.